campionato per il Cesena, che sceglie la tattica più prudente e riesce in qualche modo ad arginare le folate offensive di un Milan un po' troppo sciupone. Sacchi, che poteva contare di nuovo su Baresi in difesa, rinuncia nel primo tempo a Van Basten e schiera Massaro per 90 minuti. Proprio sui piedi di Massaro l'unica palla gol del primo tempo, Rossi respinge coi piedi in corner. Il Cesena si limita a contenere, il Milan non forte il ritmo, anche se Gullit riesce più volte a seminare lo scompiglio. Una prestazione eccellente la sua al 26esimo, questa rovesciata a lato. Nella ripresa Van Basten prende il posto di Virdis. La sostanza non cambia, la squadra rossonera mantiene l'iniziativa, la difesa romagnola ribatte colpo su colpo. Occasione per i padroni di casa al 20esimo, colpo di testa di Ceramicola, Galli non si fa sorprendere. Girandola di emozioni nel finale, prima Gullit prova a fare tutto da solo e sbaglia di poco da posizione difficile, poi al 42esimo l'olandese offre a Colombo, smarcatissimo, la conclusione sembra vincente, Rossi è battuto, Puttone riesce in qualche modo a salvare la sua porta.